Ma lo sapevate che su GTA 5 ci sono delle scatole assassine? Se su GTA 4 c'era l'altalena assassina, su GTA 5 abbiamo queste. Il risultato non sempre è lo stesso, ma tante volte è davvero particolare. Tante volte invece è addirittura molto peggio, come in questo caso. O anche, beh, in quest'altro. Peggio ancora. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio, l'80° della logica di GTA. Vi ringrazio per tutte le vostre segnalazioni. Iniziamo. Colpo alla gioielleria. Dobbiamo buttare il gas dentro a questo condotto per fare in modo che tutti si addormentino. Ciò che possiamo fare però è buttarci di sotto con Franklin. Questo però non interromperà, col tempismo giusto ovviamente, la missione. Ciò che accadrà sarà questo. Però prestate attenzione perché dall'orecchio sinistro possiamo notare Franklin che precipita e muore. Una cosa molto particolare dell'Insurgent Pickup: è possibile sparare attraverso i finestrini, anche attraverso le portiere in realtà. Ho capito, a quanto pare, perché vengono considerate finestrini in un modo o nell'altro, e la railgun passa attraverso i finestrini. È anche possibile distruggere le auto della polizia. Non è possibile però passarci attraverso con i razzi, purtroppo. Non è possibile in nessun modo stare sopra la ruota panoramica, almeno senza l'utilizzo di mod. Perché accade questo? A quanto pare c'è del ghiaccio nascosto. Ci ho provato e riprovato, pensavo di essere stupido, io mi sono addirittura spawnato lì sopra. No, appena ti alzi in piedi in un modo o nell'altro scivoli. Dobbiamo elencarle le cose sbagliate che ci sono in tutto questo o no? Un'altra logica delle moto: se impegniamo, l'abbiamo dato per scontato per tanti anni, ma se impegniamo andiamo più veloce. Con la moto ad assetto normale, diciamo così, possiamo andare ad una determinata velocità, circa 130 km/h. Alla fine della pista, impennando invece, arriviamo addirittura a circa 160. L'ancora di questa nave sembra non avere nulla di strano, almeno vicino alla superficie. Andando in profondità però si può notare che la collisione finisca. Gli altri NPC trattano gli animali in generale, più in particolare anche i cagnolini innocui come altri NPC, soprattutto se proviamo a litigare con loro. Guardate, in sto caso mi sta picchiando. Un'altra cosa molto particolare è il fatto che possiamo ucciderlo con soli due colpi, due morsi sul ginocchio, attenzione, e uccidendo gli NPC attireremo l'attenzione anche di qualcun altro, la polizia. Una cosa molto particolare e stupida è che non si possano far esplodere le granate neanche con i colpi esplosivi in aria. La stessa cosa però, molto più interessante, vale anche per le Molotov. Non è la stessa cosa invece per quanto riguarda C4 e mine di prossimità. Le eliche degli aerei respingono le granate. Ma non i C4, i C4 passano attraverso senza problemi, come accade anche per le eliche degli elicotteri e i rotori. Le Molotov invece impattano normalmente. Guardate che giaguaro temibile, come faremo a salvarci? Attenzione! Con una bici. La stessa cosa vale anche per i quad. Ho scoperto giocandoci un po' che è anche facile trollarlo con dei dislivelli anche molto leggeri. Ci sta anche l'NPC che sta cercando di ucciderlo e lui è un po' confuso. A scendere riesce, ma se io provo a risalire non tanto. Cerca di fare il giro, però a un certo punto si blocca ugualmente. Bel tentativo. Devo anche ammettere che sono davvero veloci, no, in realtà sono molto lenti, ma è altrettanto facile trollarli anche su uno spiano. Come state vedendo, non ha nessun modo, non riesce a trovare l'equazione giusta per riuscire a colpirmi, perché deve trovare la traiettoria, deve iniziare a correre e trovare quella giusta, poi a un certo punto ci impatti contro magicamente, con un colpo t'ammazza. Questo è storico, si utilizza anche tryhardando in gara. È possibile utilizzare un qualsiasi dislivello salendoci e scendendoci velocemente, facendo a zigzag quindi, per andare molto ma molto più veloce con qualsiasi macchina sia di vostro gradimento, che magari potreste anche non avere su GTA Online, semplicemente perché non riuscite ad avere il denaro necessario per ottenerla. Ma ragazzi, se questo è il caso, potreste approfittare dei miei boost di denaro per tutte le piattaforme, link qui sotto in descrizione, e il risultato che otterreste con questo servizio veloce, sicuro e affidabile al 100% potrebbe essere questo, con la vostra auto preferita. La missione il nervoso drone: è possibile sparare dall'aereo con questa
posizione che non sarà possibile utilizzare da nessun'altra parte all'interno del gioco. Un'altra cosa che non è possibile fare all'interno del gioco è, morendo e selezionando un'arma poco dopo essere spawnati, perché si può fare per una frazione di secondo, ottenere questo risultato. Ho visto anche altri youtubers ottenere un risultato più interessante, come avere l'RPG con il fuoco rapido, ma non è l'unica cosa corretta che accade in questa missione. Ron ci rompe le scatole per tutto il tempo dicendoci di non andare dentro a Fort Zancudo, ma andandoci in realtà il risultato è più bello di quanto non si credesse. Non solo non ci dicono assolutamente nulla, ma è possibile distruggere qualsiasi cosa, rubarsi gli aerei. In 10 anni di GTA non ci abbiamo mai fatto caso, ma non è possibile entrare nei balconi dell'Eclipse Tower. Si verrà respinti in maniera molto violenta, eccetto che atterrando su questo qui, il primo. Ciò non vale però per le granate o le Molotov. Tra l'altro ho ottenuto anche un risultato molto particolare. Come se poi già all'epoca non fosse possibile utilizzare gli elicotteri per provare ad entrarci i paracadute. Dico io, tanto per dire. Comunque ho ottenuto questo risultato molto particolare, non so perché. Però devo dire che mi è piaciuto. Il temibilissimo squalo. Quale sarà il modo più efficace per ucciderlo? Avvicinarci e accoltellarlo? No, assolutamente no. Lanciargli una palla di neve. La missione carne fresca in cui Michael è stato rapito, dobbiamo salvarlo. Dobbiamo in realtà, ancora prima di salvarlo, ovviamente trovarlo. Quando si switchiamo personaggio, come vedete, non viene mostrata la mappa come accade normalmente. Questo perché dobbiamo trovarlo, Michael, non sappiamo dove sia. Questo ha anche una logica che viene seguita per tutta la missione. Assolutamente no. Perché se noi chiudiamo Trackify, possiamo cambiare personaggio e vedere quindi dove sia Michael. Where's your humanity? La cosa divertente è che è previsto dal gioco, non è un bug. No, perché parla, continua a parlare Michael se switchiamo a lui. Una delle cose più divertenti della storia di GTA: possiamo rimuovere, come probabilmente saprete, le portiere dalle macchine. Se noi la mettiamo qui in bilico, in realtà accade anche in altri posti, ma qui è molto più facile che si verifichi, accade questo. Abbiamo sfruttato l'ester per spararci un colpo. Ecco, sarà possibile andare sott'acqua senza alcun impedimento, senza ossigeno, cioè l'ossigeno ce l'abbiamo, infinito. Quello era il senso, sparando, facendo qualsiasi cosa. Ah, una cosa non possiamo fare, effettivamente, mi ero scordato. Secondo voi qual è? Provate a indovinare. Nel frattempo vi invito a lasciare un like mentre provate a indovinare. Qua con la railgun posso sparare tranquillamente. Ecco, ciò che non posso fare è sparare missili, perché si blocca. Sembra tipo il vetro di Minecraft che crea una gabbia di ossigeno, di qualcosa intorno. Le portiere sono wireless, perché se rompi la macchina si rompe anche la portiera che è staccato. Gli pneumatici lasciano tracce termiche sulla neve. Tracce termiche sulla neve, avete capito bene. Beh, ma questi veicoli sono tutti elettrici, perché non vedo il calore del motore. Sapevate che Franklin può camminare sull'acqua? Come, vi chiederete voi? Beh, c'è questo, il fatto apposta per dar da bere ai maiali, e noi possiamo camminare sopra l'acqua che c'è all'interno per verificare se sia acqua o meno. Anche l'altro fa lo stesso effetto. E per verificare se sia acqua o meno, ci ho pure provato a spararci contro. È effettivamente acqua. Ma non mi sono accontentato. Sì, direi proprio che è acqua. Anche a questo probabilmente non ci abbiamo mai pensato, l'abbiamo sempre dato per scontato. La torretta dell'Insurgent Pickup ci para dalle esplosioni, anche se siamo completamente esposti, questo era scontato, ma non ci para assolutamente dai colpi di pistola di un Lester incazzatissimo. Ho trovato poi questo blimp completamente impazzito, che non dovrebbe in teoria arrivare in questo punto della mappa, ma tant'è che è successo. Sempre riguardo al blimp, non basta che sia possibile atterrarci sopra col buzzard, cosa già di per sé abbastanza sensata, come immaginerete. Avvicinandoci alla cabina di pilotaggio da sopra, è possibile buttare fuori il pilota e teletrasportarsi dentro. Missione: una piccola turbolenza. A un certo punto, se ci avviciniamo troppo a Fort Zancudo, spawneranno i laser che ci spariranno dei missili che noi possiamo evitare, ma che ci inseguiranno comunque ovunque andiamo, come accade in realtà anche dopo. Ma se noi atterriamo dentro a Fort Zancudo, che ci dicono di evitare, attenzione, Ron è molto preciso al riguardo e ce lo dice parecchie volte, e facciamo in modo che i missili arrivino addosso al crop duster,
poi in realtà sarà possibile utilizzarlo. Ovviamente neanche a dirlo, questi laser sono indistruttibili. Tuttavia questo romperà completamente la missione, non sarà possibile proseguire perché non ci apriranno il portellone. Mi sono chiesto un'altra cosa però, ma quei laser dove sono andati a finire? Già che c'ero sono andato a verificare e ciò che ho scoperto è questo. Sentivo un rumore, perché il rumore in sottofondo c'era, ma non vedevo un laser. Ho provato anche con la freecam ad andare sotto mappa, niente. Ho provato anche con l'altro, ma ehi! Ho abbandonato l'aereo agricolo. Quando sei ubriaco è un po' complicato camminare in linea retta. Attenzione però, questo solo se non stiamo mirando. Se miriamo, tutto a posto. Poi torniamo ubriachi, ovviamente. Lo stesso vale per la capacità di sparare del personaggio, per la capacità di mirare del personaggio. E per concludere, un mezzo glitch che non so come sia passato inosservato per tutto questo tempo. Se voi avviate su GTA Online la missione di Simon con i Sasquatch e poi uscite, riuscite a mantenere la resistenza alle esplosioni solo però dei veicoli. Potrebbe essere utile a livello competitivo su GTA Online. Ragazzi, io vi ringrazio come al solito per le tantissime segnalazioni. Se ne avete altre, vi ricordo, sezione dei commenti qui sotto per voi. Io vi ringrazio in anticipo, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.